Rebecca, you're safe. I saw you in the garden. I've caught up with you at last. Well, I'm glad you're all right. Don't go out alone. Yes, sir. Benvenuti amici retro nella parte numero 7, ovvero la parte finale di Biohazard e Sega Saturn con Chris Redfield, e qua vedremo il finale, il migliore che ci possa essere, perché abbiamo salvato Rebecca e poi dopo andiamo a salvare Jill una volta che abbiamo visto praticamente tutto questo. Ma adesso guardiamoci le scene animate, molto molto interessanti. Chris, as my subordinate, you have wonderful talent. I would never work for a company like Umbrella. And Wesker, you were formerly with Umbrella. What do you mean? Since when have you been an Umbrella agent? And a traitor to the stars? Now you're wrong. I was formerly with Umbrella, yes. But now I'm prepared to face anything. Even getting rid of you vigilante stars. Now, the worst possible situation has occurred. The failure of the experiment created a virus, a biological weapon, polluting the entire lab. No, the worst happened with the tyrant virus. I lost some of my STARS team members because of it. You killed them with your own hands. Did you kill Enrico? Really? Yeah, like this. Rebecca! Don't move. If you do, I'll kill you. Chris, I have something to show you. Now, walk. Is this? That's right. This is the ultimate life form. Tyrant! Chris? Stop it! Wesker, you're pitiful. This is your savior? You say this failure is your savior? You can make sure yourself. Whether Tyrant is a failure or not. Go to hell. Jill will join you too. What? Don't come this way! No! You can't kill me! Credo che abbia fatto la fine che si meritava, però ragazzi, adesso impugniamo la nostra Magnum e vediamo di sistemare il Tyrant. Però ragazzi, una volta sistemato ci sarà una bellissima sorpresa. Non pensiate che questo sia il vero Tyrant. Guardate. Questo è il vero Tyrant. La sorpresa quindi che vi dicevo è che nella fase finale, diciamo, della versione soltanto con Chris ci saranno due Tyrant da sistemare, perché quell'altro non era altro che un Tyrant fasullo. Questo è quello vero, e quindi affrontare due Tyrant, ragazzi, come si può dire, dobbiamo essere veramente armati fino ai denti. Comunque adesso sblocchiamo la stanza e vediamo di uscire direttamente da qui, in modo tale da arrivare proprio alla fase finale del gioco.
It seems like this bulletproof jacket is pretty strong. I see. How about Captain Wesker? He is sleeping with the ultimate failure. Hurry up. I want to get out of here. Excuse me, Chris. What, Rebecca? I saw a research file in this lab. It said that a great deal of research on the Tyrant virus exists right here. We should blow this place up. We are already into it over our heads. Rebecca, can you do it? Yes, sir. I'll set off a triggering system for a bomb. Okay. Now we have a chance to escape. See you outside the house. Molto bene, mentre Rebecca penserà ad attivare il sistema di autodistruzione che automaticamente sbloccherà anche tutte le porte, noi adesso andremo a salvare Jill, visto che abbiamo utilizzato i dischi Mo. Praticamente ragazzi, non ho sbloccato prima la porta di Jill per il semplice fatto che quando sbloccavo le porte, sapete che potevamo scendere giù nel seminterrato e automaticamente vedere la scena dove lui incontrava Jill e tutto. Purtroppo ragazzi, tutte le volte che lo facevo, il gioco si bloccava. Non so se era un bug o altro, quindi ero costretto ad applicare questa seconda misura, ovvero vedere il filmato finale, vedere, scusatemi, il filmato dove affrontavo il Tyrant e tutto, e andare nelle segrete praticamente dopo. Qua le porte, essendo già state sbloccate con il sistema di autodistruzione attivato da Rebecca, possiamo invece vedere la sequenza di Jill, che è purtroppo leggermente diversa da quando la si incontra all'inizio. Comunque purtroppo ragazzi, sono stato costretto a fare così. Jill, are you there? Chris? Jill, you're all right. Yes. Wesker is here. He's... Oh, I know. Anyway, let's get out of here. Molto bene, adesso pensiamo a uscire da qua. Adesso che abbiamo salvato Jill, ragazzi, dobbiamo salire in superficie perché, come dicevo, con il sistema di autodistruzione attivato, tutte le porte saranno sbloccate, compreso anche quelle che porteranno in superficie, perché ci sarà un elevatore che, grazie ad esso, possiamo quindi giungere all'eliporto e lì dovremo avvisare Brad di venire a prenderci, mandandogli praticamente un segnale grazie all'ausilio di un razzo. Comunque, saliamo le scale, cerchiamo anche di evitare eventuali zombie, chimere o tutto quello che è, perché fanno soltanto perdere tempo e non mi sembra esattamente neanche il caso. Qua incontreremo tanti altri zombie che vomitano, cerchiamo quindi di lasciarli perdere, che è meglio. Qua ragazzi, arriveremo nel punto dove è presente il solito box, possiamo utilizzarlo. Possiamo utilizzarlo per prendere armi, cure o balevari, come volete voi. Io sono già a posto così. Molto bene, questa era la porta che si è sbloccata. Tra poco riceveremo anche un segnale da parte di Brad. Molto bene, non preoccupatevi per Rebecca, adesso lei arriverà, non appena inseriremo la batteria qua nel quadro elettrico, in modo tale da attivare l'ascensore. Impugniamo la nostra Magnum e assistiamo al filmato.
contact with Brad right away. Okay. Adesso che abbiamo lasciato in mano la situazione alle ragazze, vediamo di avvertire Brad e muoviamoci entro il tempo limite, altrimenti qua salterà in aria tutto. E non è di certo il massimo. Raccogliamo i razzi che sono qua nell'angolino. Eccone qua uno. E attiviamolo. Con questo dovrebbe arrivare Brad. Ma muoviamoci, ragazzi, perché una volta che sarà arrivato, giustamente giungeranno anche sia Rebecca che Jill. Ma la sorpresa, vabbè, per chi conosce il gioco sa già di che cosa sto parlando. Pensavate che fosse stato tutto così semplice? No, vi sbagliate di grosso, ragazzi. Abbiamo esattamente circa un minuto e 45 secondi. Guardate chi è arrivato e chi è anche molto molto arrabbiato. Purtroppo dovremo cavarcela per nostro conto. Ed è incavolato nero, ragazzi. Sarà meglio anche ricaricare la nostra Magnum, perché... No, che legnata, ragazzi. Perlomeno adesso... Perlomeno Brad farà adesso una cosa intelligente e ci lancerà, diciamo, questo lanciarazzi, che sarà necessario per l'eliminazione immediata di questo simpatico Tyrant. E con questo, ragazzi, potremo concludere il gioco. Molto bene, amici retro, con questo è terminato, o meglio, abbiamo ottenuto il filmato della Good Ending e spero che veramente questo gameplay vi sia piaciuto, perché ci ho messo proprio tutto me stesso a cercare di far partire nelle migliori condizioni la versione Sega Saturn, perché non è di certo proprio una delle migliori da emulare tutto. E altro posso dirvi che non ci sarà soltanto questo filmato qua, ma ci saranno anche tutti gli altri filmati, tutte le varie ending presenti nel gioco. E inoltre vi ho preparato anche la versione Sega Saturn di Jill Valentine, quindi spero che abbiate gradito questo gameplay e ci sentiremo chiaramente alla prossima parte commentata, che riguarda praticamente le altre ending, e poi successivamente partiremo anche con Jill. Niente, detto questo vi saluto, un grosso abbraccio da parte di Mr. X e da parte di Chiara, e poi dopo vedremo a fine video che cosa si potrà sbloccare, perché sappiamo benissimo che in Resident Evil ogni volta che termineremo il gioco così si può ottenere qualcosa di particolare. Niente, vi lascio proprio le ultime fasi del video, le ultime proprio scene, perché avete notato che questo è il Chris che vedete nel video della versione PlayStation 1. Abbiamo notato come i colori sono molto più scuri della versione Saturn, avete visto anche qua Wesker che è leggermente più biondo, infatti nella versione Sega Saturn è alquanto più
scuro, idem avete visto Enrico Marini che aveva proprio la barba nera rispetto a chi aveva la grigia, come abbiamo sempre visto nei vari Resident Evil normali. Comunque, avete visto anche lo staff che ha lavorato al Sega Saturn. Niente, io vi saluto, un grosso abbraccio da parte di Mr. X e da parte di Chiara, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!